Immagini d'altri tempi. Immagini della sincera amicizia anglo-francese che conta quasi un secolo di vita. Giunge a Parigi, accolto trionfalmente Giorgio V, l'alleato della Prima Guerra Mondiale. Ed ecco la visita nella capitale francese del di lui figlio Giorgio VI. Oggi i sovrani viaggiano in aereo. All'aeroporto d'Orly la regina Elisabetta II con il consorte Principe Filippo ricevono il primo benvenuto del popolo francese nella persona del presidente della Repubblica Coty. Quindi il corteo delle macchine scoperte, scortate dalle guardie repubblicane a cavallo, entra in Parigi, accolto dall'entusiastica acclamazione dell'immensa folla assiepata lungo il percorso, che grida «Vive la Reine!». Acclamazioni che si ripetono quando Elisabetta II si affaccia al balcone del Palazzo dell'Eliseo. Nel pomeriggio le stesse scene di schietto entusiasmo al passaggio della regale coppia lungo gli Champs-Élysées. Secondo il meticoloso programma che si svolge con cronometrica precisione, la regina si reca a rendere omaggio alla tomba del milite ignoto, suggestiva nella sua disadorna semplicità. Riposa qui il soldato senza nome, che combatté e cadde al fianco degli alleati britannici. Si concludono così le prime ore del soggiorno parigino dei sovrani di Gran Bretagna, una visita che varrà indubbiamente a rafforzare la leale collaborazione fra due grandi popoli. Alla romana stazione Termini, l'onorevole Brozzu e numerose autorità isolane, per accogliere il simbolico olio offerto quest'anno dalla regione sarda e che servirà ad alimentare la lampada della fraternità di Cassino. La delegazione, che comprende personalità e gruppi folcloristici delle tre province dell'isola, attraversate le principali vie della capitale, giunge in Campidoglio, dove l'anfora contenente l'olio verrà custodita sino alla sua partenza per Cassino. Il sindaco Tupini, nel ricevere l'anfora, indica nella legge cristiana la via per una vera pace. Il giorno successivo, nella solenne cornice dell'abbazia di Monte Cassino, si svolge la suggestiva cerimonia dell'offerta dell'olio, che viene benedetto dall'abate Monsignor Rea. Così, nella città distrutta dall'odio tra gli uomini, arderà idealmente la fiamma che esprime l'universale ansia verso un mondo pacifico e civilmente laborioso. 100 anni di feconda vita compie oggi il triestino cantiere di San Marco, e il felice anniversario viene degnamente festeggiato con il varo di una nuova bella unità, la turbocisterna Adriana Augusta. La nave porta il numero di costruzione 1823, un numero che riassume una lunga storia di tenace laboriosità e di brillanti affermazioni. Alla cerimonia partecipa il presidente del Senato, Merzagora. Tutto si svolge come vuole la tradizione, compreso il sincero entusiasmo degli applausi che accompagnano la nave nel suo primo felice incontro col mare. La linea elegante e possente a un tempo della nuova turbocisterna è la migliore dimostrazione della esperta capacità di maestranze e tecnici. L'Adriana Augusta, costruita per conto di una società siciliana, con una portata lorda di 32.200 tonnellate, ha una capacità di carico alle cisterne di 43.000 metri cubi. Misura 200 metri di lunghezza e 26 di larghezza. Può sviluppare a pieno carico una velocità di 17 nodi. Lunga vita e 1 miliardo di nodi augurano con il loro rauco saluto le sirene dei rimorchiatori. Fanno scalo a Cagliari 200 archeologi inglesi che stanno compiendo una crociera di studi nel Mediterraneo. Gli specifici interessi culturali di questi turisti li spingono naturalmente a visitare l'importante Museo Nazionale Cittadino, ove sono raccolte notevoli testimonianze delle primitive popolazioni stanziatesi nell'isola. Il soggiorno degli scienziati britannici è stato signorilmente organizzato e curato dall'ente sardo Industrie Turistiche. Nel programma non poteva mancare un'escursione alle rovine di Nora, città marittima fondata dai Fenici, conquistata dai Cartaginesi e infine municipio romano. Sui resti di tre civiltà si danza ora sul ritmo di cadenze antichissime, nulla di più gradito per i dottissimi ospiti, dato che il folklore sotto molti aspetti interessa da vicino l'archeologia. Improvvisamente una tromba d'aria di eccezionale violenza si è abbattuta sul centro di Dallas, nel Texas. L'impressionante fenomeno è durato 40 minuti. 40 minuti di terrore per i 600.000 abitanti della città. Numerosi edifici, come colpiti da un gigantesco pugno, sono stati letteralmente sbriciolati. Quando il tornado si è allontanato, ha lasciato alle sue spalle uno spettacolo di desolazione. 500 case distrutte, 10 morti, 400 feriti. Danni per 10 milioni di dollari, oltre 6 miliardi di lire. Sembra davvero che la natura di tanto in tanto si compiaccia di umiliare l'orgoglio degli uomini. Sole sfolgorante a Merano, ove si svolge l'austera cerimonia della consegna della bandiera al 22° raggruppamento alpini da posizione.
Le truppe, impeccabilmente schierate, ascoltano la Santa Messa. Il nuovo vessillo viene benedetto e consegnato all'alfiere del raggruppamento. Dopo un breve discorso del colonnello Sanna, comandante del reparto, gli alpini sfilano davanti al palco delle autorità. È presente il generale Gualano, in rappresentanza del capo di stato maggiore dell'esercito. Nei volti dei giovani la fierezza di aver aperto il primo capitolo di questa nuova unità che viene a rafforzare il rinnovato esercito italiano.